decima edizione del torneo Liga Actea, gruppo B, partita fra Orange Team e Politec Piscine, finita 4-3. Dopo un pareggio, la prima partita, la vittoria con l'Old Boys, arriva un'altra vittoria da parte vostra, una doppietta tua, ma soprattutto una partita si può dire di cuore, perché perdevate 3-0, avete ribaltato il risultato, 4-3. Sì, è stata una partita complicata, siamo passati in svantaggio per 3-0, però fortunatamente l'affiatamento della squadra ha tenuto, siamo rimasti compatti e pian piano abbiamo accorciato le distanze fino ad arrivare alla vittoria. Il vantaggio. Ecco, diciamo che come dicevi tu, la squadra vinto, il collettivo ha vinto sulle singolarità, diciamo, dell'Orange Team. Sì, la compattezza di squadra, la convinzione di potercela fare ha fatto secondo me la differenza. Loro sono sicuramente una buona squadra con dei buoni elementi, però alla fine ci è andata bene a noi. Ecco, avevamo una domanda da studio, qua abbiamo un giornalista. Ho visto la partita. È un pubblico, un giocatore del pubblico. Sì, ho visto la partita. C'è stato un momento, Nando, è stato un piacere, un campione come lei. Grazie. È stato un momento in cui pensava di non crederci più sul risultato di magari sul 3-0, 3-2, quando mancavano 5 minuti alla fine? Sì, forse c'è stato un attimo che per un attimo non ci ho creduto, quando abbiamo sbagliato dei gol sotto porta abbastanza semplici, però sul 3-1, 3-2, poi la convinzione è uscita fuori. Va bene, grazie, in bocca al lupo per il prossimo del torneo. Grazie. Bravo Toscano!